Buongiorno a tutti cari amici, siete sul canale Il Veleno Senza Nome, io sono Perla, ancora qualche minuto insieme per questo breve interattivo con due varianti. Abbiamo la prima variante con la pietra rosa e la seconda variante con la pietra verde. Scegliete quale delle due pietre vi piace di più. La domanda è questa: la persona del mio cuore è ancora innamorata di me? Quindi questa persona che io magari non vedo da un po' perché la relazione è finita, è in freddo, ci sono dei problemi, abbiamo litigato, insomma, la persona che io magari non vedo, non sento perché è passato, insomma, un po' di tempo. Ecco, a questo punto voglio sapere se vale la pena sperare, se questa persona è ancora innamorata di me o se è inutile continuare a pensarci su. Benissimo, credo che la domanda sia chiara. Io parto con la prima pietra, che è quella, diciamo, la pietra la pietra rosa. E poi ci occuperemo della pietra verde. Allora, prima la pietra rosa. Quindi questa persona è ancora, mi pensa ancora, innamorata di me, quindi noi adesso non stiamo a guardare, cioè hanno interesse a sapere in questo breve video se la persona ancora vi ama oppure no. Quindi perché ho scelto la pietra rosa? Intanto vi dico di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, per sostenerlo, di lasciarmi un like se vi fa piacere. Per adesso è tutto un po' fermo, perché non ho, come vi dico, tantissimo tempo a disposizione in questo periodo, perché sto facendo i lavori in casa. Quanto prima però ripartiremo ancora con tutto quanto. Di pazienza, va bene. Spero che vi stiate divertendo, che siate in vacanza, e anche se non siete potuti andare in vacanza, che vi stiate rilassando anche a casa vostra, no? L'importante è rilassarsi, riposarsi dovunque, va bene, qualunque posto, anche se uno non può andare in vacanza. Va bene, vediamo un attimino. Allora, vediamo se questa persona ancora vi ama. Parte con un 5 di bastoni, un 4 di denari, un 5 di denari. Allora, da queste prime carte si evince che qui abbiamo una persona molto praticamente chiusa, dopo la fine della relazione, perché qui penso proprio che sia finita, per quelli che stanno guardando, la variante della pietra rosa, qui la cosa è finita in malo modo, con dei litigi, delle problematiche di vario tipo, ma che comunque hanno fatto in modo che la situazione finisse. Dopo la fine, insomma, di questa relazione, lui si è aggrappato a ciò che aveva, a tutto ciò che aveva, al lavoro, agli affetti, per non pensare a voi, perché la batosta gli bruciava tanto. Qui addirittura c'è questo 5 di denari che fa pensare a una persona che si sente al freddo, che è dispiaciuta, triste, come se non avesse più denaro. Non è una questione di denaro, ma una questione di sentirsi desolato senza di voi. Quindi la rottura della relazione gli ha procurato una desolazione totale, totale, ok? Vediamo però se questa persona è ancora innamorata di voi. È ancora innamorata di voi questa persona? Se facciamo la domanda effettiva alle carte, se questa persona è ancora innamorata di voi. 10 di coppe, 3 di denari, 3 di spade. Sì, allora la persona soffre molto per voi, perché in realtà è ancora molto innamorata di voi. Qui c'è proprio la sofferenza. Può anche darsi che questa persona abbia un'altra donna, cioè che abbia una relazione ufficiale per alcuni di voi, quindi magari questa può essere stata una delle cause della rottura. In ogni caso, questa persona ancora vi ama, pensa ancora a voi e non vi ha dimenticate. Questa persona voi potreste averla conosciuta sul luogo di lavoro. E non è detto che voi ancora non la vediate sul luogo di lavoro, cioè il fatto che
diciamo, tra di voi si è finita, non vuol dire che magari per motivi di lavoro voi non vi frequentiate ancora, perché qua mi esce il luogo di lavoro. Comunque, una collaborazione tra voi e questa persona che c'era prima, ma che potrebbe essere continuata nel tempo nonostante la rottura della relazione. Perché se io lavoro in un posto, anche se con una persona è finita, devo comunque vederla, no? Per forza, per motivi di lavoro. O una collaborazione che avete ancora. O magari quando stavate insieme collaboravate, qua mi viene in mente una cosa così. Però con questo 10 di coppe questa persona ancora vi pensa molto e vorrebbe effettivamente ritornare a ciò che è stato, ma che non è più. Vediamo con quest'altro mazzo di carte se effettivamente, visto che ancora questa persona vi ama, c'è qualche possibilità tra di voi di ripristinare il rapporto che purtroppo al momento sembra concluso. C'è qualche possibilità? Vediamo. Il mago, la regina di spade, il sole. Sì, allora in realtà voi siete, insomma, avete un po' alzato le vostre barriere dopo la fine della relazione, però le possibilità che questa persona possa rientrare nella vostra vita ci sono, perché voi non l'avete dimenticato. Avete il fuoco sotto al ghiaccio, diciamo per così dire. Apparentemente ghiaccio di fuori, ma fuoco di dentro. E ancora ci sperate che questa persona torni da voi e questa persona tornerà, perché con questo sole siamo sicuri che la persona si riaffaccerà nella vostra vita. Quindi è ancora innamorato di voi e sono buone probabilità che voi lo risentiate o lo rivediate. Non è detto che non sia un incontro, diciamo, come possiamo dire, per caso, ecco. Potreste anche rivedervi per caso. Questo è quello che mi dicono queste carte. Va bene? Vi do le iniziali. Allora abbiamo la L di Luca, la M di Mario, la P di Paolo, la R di Roberto, sì, la P, la B di Bice, la S di Sergio e la O di Oscar. Queste sono le lettere. Benissimo, io vi lascio. Lasciatemi un like se vi è piaciuta la stesa e iscrivetevi al canale per sostenerlo. E noi ci vediamo la prossima volta. In bocca al lupo, ciao! Bene, passiamo alla prossima stesa, che è quella della pietra verde. Questa era molto bella, speriamo che anche quella verde sia altrettanto bella. Vediamo, stesa della pietra verde. Adesso controllo che si veda tutto e partiamo subito. Allora, per chi ha scelto la pietra verde, stessa domanda. Questa persona, la persona a cui io sto pensando, è ancora innamorata di me? Vediamo se questa persona è ancora innamorata di voi. È ancora innamorata di voi questa persona? È ancora innamorata di voi questa persona? È ancora innamorata di voi? La persona a cui state pensando? È ancora innamorata di voi? Ok, vediamo. È ancora innamorata questa persona? Abbiamo un 3 di coppe, un 10 di bastoni. Un 7 di coppe, una giustizia e un paio di spade. Allora, la persona in questione vi sta spiando. Il paio di spade indica una persona che, diciamo, spia, qualcuno. Quindi può anche darsi che questa persona vi stia spiando da lontano, cioè non si palesa, non vi messaggia, non vi scrive, però vi spia, controlla quello che fate sui social, su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, vi guarda, controlla quello che fate. Magari vi ha anche bloccati o bloccate, però di nascosto vi spia comunque. Io non conosco le diavolerie informatiche, però so che si può fare, cioè che uno può bloccare una persona, ma al tempo stesso può spiarla in diverso modo. Quindi so che ci sono anche delle applicazioni che servono a questo. Quindi questa persona vi spia.
Vi spia perché? Perché momentaneamente la relazione è ferma, non è detto che sia finita, ma è ferma, forse avete litigato, ci sono stati dei problemi. Per alcuni di voi questa persona potrebbe essere già impegnata con un'altra donna, quindi avere una relazione ufficiale, questo tè di coppia può indicare anche questo, può indicare anche una festa, un qualcosa di bello, però può indicare anche una relazione extra, quindi questa persona potrebbe avere un'altra donna ufficiale, quindi voi poteste essere l'altra donna. Qui c'è stato un momento di alti e bassi nella vostra relazione, insomma c'è stato un momento che non si capiva bene da che parte andasse la relazione, c'erano grossi problemi, probabilmente per quelli di voi dove lui aveva già un'altra relazione ufficiale e lui porta il carico di questa relazione, cioè lui porta il peso, la responsabilità, sento molto la responsabilità della relazione che ha con questa donna, che lui non riesce a lasciare, o comunque se non ha un'altra donna, il peso del lavoro, di altre problematiche che ha, di qualche situazione che sta vivendo, però lui di fatto non riesce a liberarsi di questa situazione, per cui per questo è bloccato. Lui sa che vi sta facendo del male, però purtroppo non può liberarsi dalla situazione in cui è. Anche la carta della giustizia mi fa pensare che questa persona comunque abbia una relazione ufficiale. Se non è sposato, potrebbe essere una convivenza, un fidanzamento. Mi fa pensare a un qualcosa dove diciamo la persona è impegnata. Anche voi poteste esserlo. Quindi lui per il momento vi spia perché comunque continua a guardare quello che fate. Il fatto che vi spia mi fa pensare che vi ami ancora. Adesso chiediamo la conferma a queste carte qua, se effettivamente vi ama ancora. Questa è la situazione che mi si appare. Vediamo se questa persona comunque vi ama ancora. Vediamo se vi ama ancora. Poi della pietra verde. Abbiamo un paggio di denari. Un 5 di denari e un 10 di spade. Allora, questa persona, pur capendo che ci sono poche possibilità che la vostra relazione abbia un futuro, considerato che lui, insomma, è impegnato, spera sempre in delle novità da parte vostra. Forse magari sperava che voi gli mandaste un messaggino, qualcosa. Probabilmente per qualche motivo sperava che voi vi faceste vive, che gli mandaste dei messaggi, insomma che in qualche modo gli dimostrasse che ci tenevate ancora a lui. Lui stesso vorrebbe mandarvi un messaggio, farsi vivo, però è bloccato dalla situazione, in più è agghiacciato, deluso, derelitto. Come se si sentisse al freddo in una stanza buia, senza luce, senza acqua, senza cibo, senza niente, senza soldi, proprio come se il gelo fosse arrivato nel suo cuore. E qui non trova uno sbocco questa persona, quindi vi ama, ma è totalmente bloccato da questa situazione. Vediamo che ci sarà uno sbocco, perché qui la persona vi ama, però quale situazione? Lui la vede proprio messa male, cioè non riesce proprio a districarsi da questa situazione. Abbiamo l'otto di coppe, dove c'è l'allontanamento, quindi questa persona si è allontanata da voi, la sofferenza con questo tre di spade, perché ovviamente ancora vi ama. Guardate, c'è questa carta del ruota della fortuna, cioè il cambiamento che può apportare il destino per voi. Vediamo, voglio prendere un'altra di queste carte qua, vediamo se c'è questa possibilità di cambiare questa situazione, magari un evento, un qualcosa che possa cambiare la situazione. Le parche.
Guardate, c'è la carta delle anime gemelle. Questa persona sta in questo momento facendo un lavoro di introspezione dentro di sé, sta trovando la maniera di risolvere la situazione, no? È come se stesse risparmiando, in termini, forse di, come possiamo dire, cioè sta pensando a come fare in un qualche modo, sta risparmiando, pensieri per voi in un certo qual modo, parafrasando questa carta, perché vuole trovare la maniera di ritrovare, di ritrovarvi, di ritrovare quello che avete perduto. E questa carta mi fa pensare che voi due siete anime gemelle, quindi può darsi che in una vita passata abbiate già vissuto un qualcosa di analogo, steste insieme. Quindi è come se vi foste ritrovati. E il destino forse farà in modo che voi due vi possiate stare insieme per sempre. Io ve lo auguro. Vi do qualche iniziale di questa persona, nome e cognome. Abbiamo la P, la R, la K, la O, la Z e la, no, la Z ve l'ho data, e la M. Cucitelo su di voi. Benissimo, io spero che anche questa stesa vi sia piaciuta. Vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e lasciate un like. Alla prossima, ciao!